venire qui alla ex lavanderia è sempre un'emozione, sai perché? Perché intanto sono mura che trasudano dolore da un lato e mura che trasudano stranamente, guarda, in termine sembra proprio un ossimoro, però che trasudano libertà, perché qua dentro ci stava gente che si permetteva di pensare quello che voleva, di dire quello che voleva e si permetteva di essere considerata tale da essere messa al di fuori della società. E allora questa gente che era qui era libera, era gente profondamente libera. Certo, alcuni erano malati veramente, ma altri erano semplicemente liberi nella testa. E allora quando vengo qua mi viene voglia, mi sembra di stare in un paese senza confini, capito? Un paese senza regole, senza confini, senza schemi più che... E invece era proprio il contrario, ma la gente che ci stava però era così, ti faceva pensare in questo modo. Io spesso venivo qui a parlare, a chiacchierare e restavo colpitissima. E ora ci torno con questi gruppi, il gruppo corale e il gruppo orchestrale. E ti devo dire che sono due gruppi che sono in continua crescita, in continuo movimento, in continuo fermento. Ed è vero, non mi ricordo di averlo detto, ma tu dici che ho detto che ogni persona che viene dentro, a ogni pezzo che suoniamo c'è una nuova persona. È verissimo, perché le persone entrano nel nostro gruppo, spesso poi ne escono pure, ma insomma c'è un continuo venire di gente che vuole portare a noi la propria storia, il proprio io tormentato, chi non è tormentato di questi tempi. Sono sempre degli io in crisi, degli io che hanno bisogno di avere punti di sicurezza, punti di ritrovo. E allo stesso tempo, insieme a questo, portano anche della speranza, portano anche dei germi vivi che a noi servono moltissimo. Quindi io non lascerei mai né il gruppo corale, né il gruppo strumentale, né questo posto, che ti dico, ripeto ancora, questo posto per me, le mura di questo posto mi parlano veramente di dolore, sofferenza e libertà. La libertà mentale, che è una cosa preziosa, che tutti dobbiamo tenere, proprio insegnarla ai nostri bambini. Proprio la libertà mentale è una cosa straordinaria, inventa quello che vuoi, pensa quello che vuoi e se lo senti tuo, lo senti bello, che ti piace, tu porta avanti le tue idee, porta avanti quello che senti. E qui era così. La gente, poveretti, erano abbandonati a se stessi, quindi veramente portavano avanti i loro pensieri fino a farli diventare dei deliri di realtà, ed era impressionante. È stato un incontro in cui si discuteva dell'importanza di ricordare a tutti quanti la cittadinanza di quello che è stato il risultato del referendum e di quello che sta accadendo adesso, cioè il fatto che ci sono dei distaccamenti per quanto riguarda dell'acqua a Roma e altre questioni. Cosa pensa di questo? Cioè, e perché il potere precostituito in un qualche modo continua a non calcolare un diritto che è stato dato da 27 milioni di persone? Perché non lo considererà mai. Il potere fa i propri interessi, non fa gli interessi della gente. Non possiamo pensare, illuderci, che il potere dia retta a milioni di persone che dicono che vogliono che l'acqua sia di tutti, come è giusto, come è naturale, come è nella legge della natura. Il potere è fatto per fare i soldi. Cosa vuoi che pensi? Che gliene importi della gente? Ma non vedi che è dimostrato che il potere è la costituzione del potere, proprio formare il potere, proprio formare nuclei di gente insensibili a quello che dicono gli altri, insensibili a quello che dice il popolo. Ma tu lo sai che si è scoperto che adesso nelle autostrade, le autostrade sono costruite e quasi tutti i terrapieni dei nuovi quartieri sono costruiti sugli scarichi di diossina e di materiale scorie radioattivi. E sai perché? Perché le ditte che fanno questi lavori in questo modo ci guadagnano, perché come si può dire, prendendo questi scarichi e questi rifiuti vengono pagati. Quindi loro non solo fanno un lavoro che uccide l'umanità, ma vengono pagati per farlo. E lo fanno naturalmente clandestinamente, però ormai sta sulla bocca di tutti, lo sanno tutti. Ci sono cancri, la moltiplicazione dei cancri è pazzesca e tutti ce ne siamo accorti. Perché hanno seminato dappertutto tutte queste scorie radioattive. C'è sotto la A4, la strada Torino-Milano, mi pare, che è una strada di morte.
dove continuamente fanno lavori, riaprono e cercano, forse, io spero che lo facciano per cercare di bonificare questa situazione, perché si sa che quella è tutta fatta su scorie radioattive. Come vuoi che il potere interessi questo? Il potere ammazza tranquillamente la gente, no? È fatto, guarda, se tu permetti che ci sia il potere, tu permetti che ci sia gente che ti ammazza, e purtroppo il potere c'è. Il potere costituito, perché il potere come sensazione del potere può essere anche una cosa giusta, ma il potere costituito come struttura di governo è un massacro. Insegnate ai vostri bambini a essere persone civili, perché sono i primi che lo vogliono fare e i primi che ne hanno bisogno, e poi questo allora lo insegnano ai loro bambini. I bambini sono i primi a cui, se dici raccogliete le cose da terra, lo fanno, e con piacere. I primi a cui, se dici rispetta quell'altro bambino, dagli i tuoi giochi, sono loro che hanno voglia di farlo poi, loro hanno voglia di aiutare il prossimo. Sono i genitori che rovinano questi figli, i genitori che dicono no bambino, guarda che quel gioco è tuo, non lo devi dare a quell'altro. Dicono al figlio, attento che questo te l'ha comprato papà, ma che fai, lo dai in giro. Devono insegnare, i genitori devono insegnare, e i bambini devono insegnare ai genitori a essere persone generose. Guarda, io non so dare messaggi a queste, sono cose che la gente, che insomma dobbiamo sentire da soli queste cose, ognuno di noi deve sentirle. Ma è così brutto vedere l'egoismo, comportarsi con egoismo. Vedere la gente che entra nel tram, si corrono a sedersi, prendono il bambino di 3 anni e lo mettono seduto sul posto vicino a loro, e ci stanno dei vecchietti in piedi che poveretti non ce la fanno a stare in piedi, e questi tranquilli educano il bambino a essere insensibile alle sofferenze degli altri. Ma come ti permetti? A me verrebbe voglia di andare lì a dirglielo, signora, le dispiace prendersi il bambino in braccio, scusi, non si fa così, insegni a suo figlio a essere generoso, perché poi lei è la stessa a lamentarsi che la gente non è generosa con lei. Però che ti devo dire, bisogna educare dai bambini, alle scuole elementari, agli asili, e i bambini devono educare i genitori, perché ormai se no i genitori sono persi. Grazie. Perché con lei faccio di tutto, lei sta alla base del mio organismo.